Il decreto legge Ristori Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, rafforza con un ulteriore miliardo di euro le misure a sostegno della cultura e del turismo, due dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria. In particolare, il nuovo decreto introduce anche per il mese di dicembre l'indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e per artisti, maestranze e lavoratori intermittenti dello spettacolo. Il provvedimento inoltre stanzia 10 milioni di euro per i bus turistico-panoramici per le visite nelle città d'arte. A Milano, Lodi, Monza e Brianza è pesante l'effetto della crisi Covid-19 sul turismo a Natale. Pressoché azzerate le spese per le vacanze, meno 80%. Secondo i dati della Confcommercio locale, la contrazione dei flussi turistici è drastica. Valevano 124,2 milioni di euro nel 2019 e nella migliore delle ipotesi non arriveranno quest'anno a 25 milioni. Per evitare che l'emergenza sanitaria diventi economica e sociale, l'associazione di categoria chiede urgenti indennizzi adeguati alle perdite e la cancellazione degli oneri fiscali per le imprese più penalizzate. Arriva la guida online di strutture ricettive piemontesi dedicata alle persone disabili. L'operazione promossa dalla regione coinvolge bed and breakfast, hotel, case per ferie, rifugi, agriturismi o campeggi che potranno segnalare le caratteristiche delle proprie location per rendere più comprensibile l'offerta destinata alle persone in difficoltà. La guida sarà pubblicata da giugno. Finalmente a Pinar del Rio la fabbrica dei sigari. Il padrone ci indirizza al figlio Benito, abile manipolatore delle foglie di tabacco che sono in bella mostra. Dopo qualche spiegazione sulle qualità del prodotto, il lavoro comincia e lasciamo la parola al sigaraio e ai suoi interlocutori italiani. La tripa che lo trova dentro? Quindi si divide in tre parti, è diviso in tre parti. Quello all'interno, la tripa, sta la subcapa, quella che è la subcapa, o capote come decimos nosotros, y la capa, che si hace el puro nombre. Come si fa il primo processo dopo? E diventa poi un vero per vendersiglia. Poi questo. Io te lo chiedo per misurare. La misura, aggiustare, sì. La misura. Poi alla fabbrica, alla fattoria, e i giovani. Vanno per un processo di imparare come si fa questo per di 9 a 10 mesi e quindi imparano come si fa e quindi fanno un esame. Se loro passano quello e si ce ne manda alla fabbrica possono lavorare. Ogni fabbrica fa verso 25.000 sigari al giorno. Pronto per fumare. Ya se puede fumar ya. ¿Desea probar? Ora il sigaro è pronto per essere fumato. Il prezzo in fabbrica è di circa un euro. Nei negozi supera a volte i 20 euro. Ci sono sigari da record. Il famoso produttore Quent ne ha fatto uno di oltre 81 metri. E il suo negozio è sempre pieno di compratori. La qualità paga e i sigari cubani sono conosciuti in tutto il mondo.